Oggi siamo con un personaggio che onestamente non ha nemmeno bisogno di presentazioni perché è una delle eccellenze della pasticceria non solo italiana ma europea, il maestro Gino Fabbri, bolognese. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Volevamo fare con lei una chiacchierata a proposito del periodo trascorso e di come comunque anche nel vostro settore la situazione che si è creata abbia comunque offerto delle opportunità, nonostante magari gli scossoni iniziali. Sì, sicuramente, come dice lei, di scossoni ce ne sono stati e come, cioè mai abbiamo avuto una situazione di questo genere. È anche altrettanto vero che a volte, come succede nella quotidianità che c'era prima di questa situazione, è nel momento del bisogno che si vede proprio quando si tira fuori diciamo, quelle idee. Quelle opportunità che se no difficilmente avremmo la possibilità di prenderle in esame. E questo è stato sicuramente questo è stato un esame molto forte. Diciamo che veramente è stata una situazione che a un certo punto io l'ho subita immediatamente molto molto negativamente. Poi a un certo punto ci siamo trovati con un'azienda chiusa. Dipendenti a casa, noi in casa come famiglia e che tutto sommato gestiamo questa azienda, e sono state più le mie figlie che sono state le prime ad attivarsi in un mondo nuovo che sicuramente io avrei fatto fatica personalmente a prenderlo in considerazione, cioè quello della comunicazione, cioè. Io credo che adesso sia stato proprio un giro completamente nuovo di fare conoscere i nostri prodotti, ma il nostro lavoro prima che i nostri prodotti, perché prima di tutto la gente, secondo me, è riuscita a conoscere quello che facciamo noi in laboratorio. E probabilmente assieme all'uso del lievito, assieme all'uso della farina, delle uova e dello zucchero, è stato riscoperto che cosa? Forse la tradizione, l'esperienza e quella cultura che probabilmente non era mai stata presa in E considerazione. anche probabilmente l'opportunità di far conoscere al pubblico l'alta qualità delle materie prime che voi utilizzate, perché chi assaggia i vostri prodotti sente la differenza, ma è la differenza data dall'esperienza, dalla mano, dalla tecnica, ma anche dalla scelta di materie prime che sono eccezionali. Ecco, a proposito di questo, sicuramente noi abbiamo la necessità di avere delle materie prime buone, ma quella c'è, perché adesso attualmente le materie prime le abbiamo buone, non siamo nel dopoguerra quando praticamente c'era quello che si trovava, adesso abbiamo una scelta infinita di prodotti, certo che sta in noi conoscerle. Allora la conoscenza delle materie prime è data dal fatto, uno, naturalmente una persona deve avere un buon palato e questo non è che sia così semplice, perché avere un buon palato a volte è anche una sfortuna, perché quando si esce con gli amici piuttosto che in compagnia, a volte si trovano di quelle cioè, diciamo quelle imperfezioni e che si passa anche a volte un po' come insomma delle persone un po' noiose per non trovare parole un po' più precise, ecco. Però è così, la materia prima è basilare, se non fai un prodotto buono con la materia prima, sicuramente non lo puoi fare con una materia scadente. E la materia prima è un prodotto che naturalmente dopo deve essere lavorato anche in una certa maniera. Tocchiamo il salato. Se un tortellino, sai benissimo che se non usi del buon parmigiano, della buona carne e lavorato in una certa maniera, no, con il procedimento, perché il procedimento è una materia prima, anche quella è un ingrediente importantissimo, perché se sbagli il procedimento anche le materie prime non hanno senso. Perciò il procedimento è importante quanto le materie prime. E la conservazione,
altrettanto la maturazione del prodotto, se deve essere maturato o fermentato o stagionato oppure anche semplicemente riposato. Cioè, nelle lavorazioni servono tutte queste caratteristiche. La materia prima è importante, dopo naturalmente servono tutte queste. La materia prima che noi abbiamo a disposizione adesso, come ripeto, ce l'abbiamo, sta in noi fare delle scelte. Se vogliamo fare delle scelte a livello naturale, ci sono, perché io non voglio estremizzare, non voglio dire che il prodotto deve essere necessariamente raccolto a una tal ora del giorno, oppure ecco, non andiamo a cercare queste, ma nella normalità il grano in Italia adesso l'abbiamo e l'abbiamo buono. Lo zucchero abbiamo dell'ottimo zucchero italiano, abbiamo della farina l'abbiamo, lo zucchero l'abbiamo, le uova le abbiamo, abbiamo tante materie prime che in Italia e in Italia non dico che noi lo facciamo meglio, ma in Italia, bene o male, abbiamo una filiera corta anche nel trasporto. Perché non abbiamo bisogno di nave, di stive, dove all'interno possono esserci delle contaminazioni, delle fermentazioni e quant'altro. Quando arrivano i prodotti via nave, sappiamo che non possono essere tutti lavati, perché quando arriva lo zucchero di canna, non puoi lavarlo quando ti arriva dalla nave che ti trasporta lo zucchero di canna. E anche lì sono scelte che uno lo deve fare. Il grano, ci sono i mulini importanti che lo lavano prima della molitura, se no viene anche usato come arriva. E quando è stato nella stiva per 2 o 3 mesi in viaggio, sinceramente, non puoi pensare che abbia, anzi, forse ha qualche proteina di troppo. A proposito di trasporto, rimanendo però sul piccolo e su quelle che sono state le idee nate in questo periodo, ad esempio avete iniziato a fare i croissant, le brioche da asporto, ma congelate. Non vorrei usare termini sbagliati perché so che ci No, sono delle vero. piccolissime differenze tra surgelato e No, congelata. no, 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 no. Ed è sicuramente un'ottima opportunità, visto che voi lavorate con prodotti freschi e comunque di alta deperibilità, è un'ottima opportunità per chi magari se si vuole poi godere a casa i vostri prodotti consumandoli nel momento in cui ne Sì. hanno voglia. Ecco, anche questa è stata un'idea delle mie figlie, perché quando abbiamo avuto il blocco e la chiusura. Ecco, naturalmente all'interno dei conservatori che avevamo qua, eravamo sotto Pasqua, avevamo già uno stoccaggio anche di prodotti surgelati e congelati di un certo livello, cioè brioche di vario genere, eccetera. E eravamo lì, essendo lì sotto Pasqua, dove abbiamo colto l'occasione anche di produrre. Abbiamo prodotto un terzo delle colombe normali, forse anche un quarto, poca roba, che abbiamo portato a domicilio, abbiamo consegnato noi a domicilio. Assieme le mie figlie hanno detto: ma perché non proponiamo anche i cofanetti delle brioche, così magari limitiamo le istruzioni, tanto le possono lievitare in casa, le possono cuocere in casa e farcire in casa. Io pensavo fosse anche quella un'idea un po' così strana come fare le riprese televisive, cioè le riprese via per i social fatte in Sì. casa. Allora, e invece è stato un exploit, è stata veramente un'ottima, ottima idea perché non solo durante il lockdown ricevevamo gli apprezzamenti, ma soprattutto quando abbiamo riaperto, che ci hanno fatto sentire come, non so, quella vicinanza, quel trait d'union che ci mancava quando eravamo isolati, ecco. Eh sì, assolutamente. E qualche nuovo progetto per il futuro? Tenere quello che avete acquisito di nuovo e riprendere il Allora, vecchio? ma diciamo che il progetto per il futuro abbiamo capito sicuramente una cosa. Noi dobbiamo sempre essere in evoluzione, dobbiamo sempre trasmettere qualcosa di nuovo. Nella mia esperienza di pasticcere, che praticamente sono già 55 anni di lavoro,
In 55 anni di lavoro ho capito una cosa, che avere questa esperienza della tradizione e aver avuto la possibilità di avere conoscenza molto molto a fondo di questa tradizione, dobbiamo prendere come esempio la tradizione e la tradizione rinnovarla con l'estetica nuova, con leggerezza probabilmente dove serve. Non abbiamo bisogno di usare tanto zucchero perché adesso i conservatori, i frigo li abbiamo, il freddo. Quando io ho iniziato a lavorare i frigo non esistevano quasi, di conseguenza dovevamo tenere alto il livello di zucchero per la conservazione. Adesso puoi permetterti anche di usare la metà dello zucchero e avere lo stesso la percezione del dolce perché no, dopo oltre una certa soglia c'è una saturazione che non serve a nulla. Allora è sufficiente dimezzare cioè la quantità di zucchero e andare a rivedere anche nei grassi. Perché? Perché i grassi adesso possiamo benissimo alleggerirli. Non possiamo sempre pensare di andare a dire no, perché questo è buono, andiamo a metterne il doppio. No, possiamo benissimo. Noi adesso abbiamo la conservazione, abbiamo la possibilità di gestire in velocità dei prodotti che non servono più tutte quelle quantità. Perciò rivedere, secondo me, la tradizione come è successo durante il lockdown. E abbiamo riproposto per esempio le monoporzioni o i dolci rivisti. Per esempio, abbiamo rifatto una tipo di nuova di crostata, dalla crostata d'albicocca alla crostata di frutta fresca alla pavlova, che poi alla fine non è altro che una meringa alla panna di vecchio stampo, magari rivisto un attimino, ma è la meringa che avevamo. Ecco, anche quella è una meringa che con la tecnologia che abbiamo adesso. Una volta la meringa la facevi sbattendo a mano, adesso hai le planetarie, puoi permetterti una meringa 100 volte migliore, e perciò non elastica, perciò questo va da sé. Abbiamo riproposto anche delle creme, che è la stessa crema all'uovo, non è più la stessa crema all'uovo che avevo 40 anni fa, ma sarebbe Quella di assurdo. oggi è buonissima, Ma mi faccia dire, quella di oggi è sì, noi buonissima. no. Ma è impensabile, secondo me, andare a riproporre quello che io quando sento, ma 40 anni fa, no, 40 anni fa mangiavi peggio, è inutile che pensiamo di dire queste sono storie. Ecco, perché appunto quando noi prendiamo un ragù bolognese o un ragù napoletano, il ragù napoletano che veniva fatto con il quinto quarto, che era fatto con degli avanzi di macelleria, ma che riuscivano in 2 o 3 giorni di cottura a fare un ragù che ancora se lo sognavano dopo lì. Adesso sicuramente non viene più fatto con il quinto quarto, ma vengono fatti con dei tagli molto più nobili. Le cotture sono molto più limitate, perciò più digeribili. Non hai necessità, e poi con la possibilità di raffreddare, ecco, la pasticceria è la stessa cosa, uguale identico. Noi adesso ci possiamo permettere di lavorare nei lieviti di una maniera che quando ho iniziato a lavorare non ce lo potevamo permettere. Perciò io sono convinto che il futuro sia tenere fede alla nostra tradizione senza tradirla. Senza tradirla, cioè tradizione senza tradimento, perché il tradimento della tradizione vuol dire annullare la propria storia, la propria cultura, le proprie origini, e dato che io sono di origine contadina, voglio mantenerlo. Grazie mille. Grazie.